Allora, per decidere sulla, a questo punto, visto, scusate, il ciò che dice il teorema dell'indicatore logaritmico, ora passiamo veramente al criterio di Nyquist. Per decidere sulla asintotica stabilità del sistema in catena chiusa, dobbiamo decidere, l'abbiamo visto prima ma lo ripeto, se la funzione di trasferimento, chiamiamola pure W di S uguale, con ovvio significato dei simboli, a G di S su 1 più G di S, se questa funzione di trasferimento ha dei poli a parte reale positiva. Siamo d'accordo? Ma, già scritto prima, riscriviamolo, la G, supposto che sia N su D, rapporto dei polinomi, con N intendo numeratore, con D intendo denominatore, attenzione, numeratore e denominatore del sistema in catena aperta, di G, che è il sistema in catena aperta, diviso 1 più N su D, uguale, come abbiamo scritto prima, N su N più D. Allora, prima considerazione, va bene, che il sistema in catena chiusa ha per zeri gli zeri del sistema in catena aperta, non cambiano, perché il numeratore della funzione di trasferimento in catena chiusa è uguale al numeratore della funzione di trasferimento in catena aperta, mentre ovviamente cambiano i poli del sistema in catena chiusa sono le radici di n più d, con ovvio significato della simbologia. Va bene. E ora, detto questo, ricordato questo, attenzione, da ricordarsi che gli zeri, una reazione dell'uscita sull'ingresso, non modifica gli zeri del sistema, modifica i poli, ma non gli zeri, ricordarselo. E ora andiamo a vedere la 1 più G di S, questa quantità qui, che fa? 1 più G di S è uguale ad 1 più N su D, uguale minimo comune multiplo di numeratore d più n o n più d, che dir si voglia. Conclusione: se noi andiamo ad esaminare non la W di S, ma semplicemente la G di S più 1, 1 più G di S, e andiamo a osservare gli zeri di 1 più G di S, gli zeri di 1 più G di S sono le radici di questo polinomio N più D, e questo N più D non è altro che il denominatore di W di S G su 1 più G, e quindi gli zeri di 1 più G non sono altro che, sono i poli di che cosa? Poli di che cosa? Del sistema in catena chiusa, sono i poli del sistema in catena chiusa. E mentre i poli di 1 più G cosa sono? I poli di 1 più G sono le radici di D. Ma D che cos'è? È il denominatore della G di S. Quindi i poli di 1 più G sono ancora dei poli, sono sì i poli, ma di che cosa? Del sistema in catena aperta. Siamo d'accordo? Bene, allora, se questo è vero, prendiamo sul piano S una qualunque linea chiusa, poi ne prenderemo una in particolare,
ma per ora facciamo la generica. E andiamo, facciamo percorrere questa linea, va bene, in senso, abbiamo detto ormai per convenzione, in senso orario. E andiamo a vedere cosa fa la linea 1 più G. ovviamente, quando S descrive questa linea chiusa. 1 più G di S in generale avrà un certo numero di circondamenti dell'origine. Siamo d'accordo? Il numero di circondamenti dell'origine mi dà informazioni sulla differenza tra zeri e poli, col suo segno ovviamente, della differenza tra zeri e poli di 1 più G compresi dentro questa curva. Ma la differenza di zeri e poli di 1 più G non è altro che la differenza tra poli del sistema in catena chiusa e poli del sistema in catena aperta. Allora, i circondamenti dell'origine, ripeto ancora, di 1 più G, supponiamo sia questa, supponiamo 1 più G faccia una cosa di questo tipo, per semplicità. Va bene. Quindi circondi una volta in senso orario, va bene, l'origine. Allora, questo mi dà l'informazione, mi dice che i poli del sistema in catena chiusa interni qui, meno i poli del sistema in catena aperta, e quindi della GDS in catena aperta, la GDS sempre compresi qui dentro, è 1, perché c'ho un circondamento nell'origine. E allora noi possiamo sfruttare una proprietà di questo tipo, di queste curve, ma a cosa siamo interessati? Vediamo un po'. Siamo interessati a vedere i poli del sistema, che tutti i poli del sistema siano a parte reale strettamente negativa. Quindi siamo interessati a vedere se i poli del sistema a parte reale strettamente positiva, a parte reale positiva, va bene, sono nulli o no. E allora noi dovremmo prendere una linea chiusa che in una qualche maniera prenda tutto il semipiano reale positivo. Prendiamo la seguente linea. Piano S. Partiamo inizialmente, tanto per capire cosa facciamo, da un punto dell'asse immaginario con parte immaginaria meno omega. E più omega, tracciamo un semicerchio ottenendo così una linea chiusa composta da parte dell'asse immaginario e questo semicerchio. Se noi tracciamo la curva corrispondente ad 1 più G di S, mentre S varia lungo questa curva in senso orario, siamo d'accordo? Quindi così e poi si richiude così, siamo d'accordo? Allora i circondamenti di 1 più G di S della curva 1 più G di S che non disegno, circondamenti dell'origine, mi danno una informazione sulla differenza tra i poli in catena chiusa e i poli in catena aperta racchiusi lì dentro. Siamo d'accordo? E ora cosa facciamo? Mandiamo omega all'infinito. E quindi la nostra curva chiusa, almeno come limite, è la seguente.
tutto l'asse immaginario, ma tutto partendo da meno da omega uguale a meno infinito ad omega uguale a più infinito, e chiusura da questa parte all'infinito. Ora ci può essere qualche perplessità su che cosa? Su quella chiusura. Va bene, all'infinito. Vediamo un po' però che succede nella realtà. Cosa devo tracciare? 1 più g di s. Va bene? Allora, devo tracciare 1 più g di s e quando... cancello un po' di roba. Non voglio cambiare pagina. Devo tracciare, dicevo, 1 più g di s, e quando s varia tra meno, e quando omega varia tra meno infinito e più infinito, dovrò tracciare 1 più g di iota omega per omega che varia tra meno infinito e più infinito. Siamo d'accordo? Il che significa che devo tracciare l'andamento di 1 più g di iota omega, e sarà bene tracciarlo per omega che va da 0 a più infinito. E che cos'è questa curva 1 più g di iota omega per omega che va da 0 a più infinito? Che cos'è? Il luogo di Nyquist, g di iota omega più 1. Siamo d'accordo? Quindi si tratta di tracciare il luogo di Nyquist e di sommarci la quantità reale 1. Sommarci la quantità reale 1 significa spostarlo a destra della quantità 1, questo diagramma di Nyquist. Ma devo tracciare anche il diagramma per omega negativo, e quindi g di meno iota omega per omega che va sempre da 0 a più infinito. Ma ricordo che g di meno iota omega e g di iota omega sono tra loro complessi coniugati, e quindi tracciato un istante il diagramma di Nyquist come lo conosciamo per omega positivo, basta tracciare il suo complesso coniugato, e il suo complesso coniugato altro non è che il simmetrico rispetto all'asse reale. Ora facciamo un disegnino per... va bene, ci sommo 1 e ottengo la curva. Il luogo g di iota omega più il suo complesso coniugato si chiama, ovviamente, si chiama, senza ovviamente, scusate, si chiama luogo completo di Nyquist. Non luogo di Nyquist, ma ci si aggiunge l'aggettivo completo. Esempio, poi ci ritorneremo. G di S uguale... ad 1 su S più 1 al quadrato, luogo di Nyquist. Si parte, quando S è uguale a 0, da 1. Poi il diagramma di Nyquist, il diagramma di Bode in ampiezza decresce sempre, perché il diagramma di Bode in ampiezza sarà il seguente: 0 di B fino a 1, almeno asintotico, e poi scende con 40 di B su decade, visto che è 1 su S più 1 al quadrato, e quindi il diagramma reale farà una cosa di questo tipo. Il diagramma di ampiezza quindi decresce sempre, e la fase che fa? Va da 0 a meno pi greco, va bene? E quindi il diagramma di Nyquist è il seguente: lascia l'asse reale in maniera contangente ortogonale, va bene, e poi farà una cosa di questo tipo: tende a 0 con fase meno pi greco, e quindi farà una cosa, ci mettiamo una freccia, e questa freccia è per omega crescente, e quindi questo è il luogo, va bene, sulla curva chiusa disegnata prima, comprendente tutto l'asse immaginario, e poi la chiusura all'infinito, è parte
del luogo di G di S, non di 1, di G di S, per S che va da Z, per S che descrive l'asse immaginario, però la parte positiva dell'asse immaginario. Cosa facciamo ora? Tracciamo il luogo completo di Nyquist, e quindi la parte, la disegno tratteggiata. Eccola qui. Allora, questo è il luogo completo quando della GDS, quando non di uno più GDS, solo della GDS in questo momento, quando S descrive tutto l'asse immaginario da meno infinito a più infinito. E ora cosa dovrei fare? Tracciare l'andamento quando descrivo il semicerchio all'infinito. Però ora bisogna ricordare, questo sì è importante, bene, che la GDS ha un, e facciamo questo il caso, un denominatore di grado certamente superiore al numeratore. Va bene, allora quando si descrive questo semicerchio all'infinito, va bene, la GDS quanto vale? Quando S tende all'infinito, avendo la GDS un denominatore di grado superiore al numeratore, va bene, la GDS vale 0, va bene, quindi siamo in questo punto. Siamo d'accordo? E quindi la chiusura all'infinito significa, per le funzioni di trasferimento, che io sto nell'origine. Se io tracciassi questo luogo per una F di S generica con grado del numeratore maggiore del grado del denominatore, non potrei fare questo discorso, perché quando S va all'infinito ovviamente anche la F di S andrebbe all'infinito. Allora, la cosiddetta chiusura all'infinito del luogo completo di Nyquist, bene, si riduce per la semicirconferenza all'infinito al punto dell'origine. E quindi la conclusione è che questo è il luogo completo, questo qui, è il luogo completo descritto in questa maniera, ovviamente, il luogo completo di Nyquist, chiusura all'infinito compresa. Mettiamoci dei valori di omega. Qui omega uguale a 0 più da questa parte. 0 per valori positivi. Qui è più infinito, omega uguale a più infinito. Poi invece l'inizio di questa curva simmetrica qui, questo è omega uguale a meno infinito. Nel passaggio da omega uguale a più infinito ad omega uguale a meno infinito, quindi descrizione del semicerchio all'infinito, va bene, si rimane nell'origine. E poi ovviamente qui 0 meno da questa parte. Ora cosa devo fare? Perché questa curva qui mi potrebbe dare indicazioni, va bene, sui poli e sui zeri del sistema in catena aperta, va bene, a parte reale positiva. Dobbiamo sommare più 1, 1 più. Ma sommare più 1 cosa significa? Significa spostare questo disegnino della quantità 1. Va bene, sia questo 1. Allora si partirà, se questo si sposta da 1, si parte da 2, perché questo era 1, e il disegnino è questo. E andare a guardare il circondamento di che cosa? Circondamento dell'origine di questa curva, che è la curva di 1 più G di S, mentre S descrive una linea chiusa racchiudente tutto il semipiano reale positivo del piano S. E allora il numero di circondamenti in questo caso non ce ne sono. Il numero di circondamenti dell'origine di questa curva, in questo caso è 0, mi dà l'informazione su che cosa? Sul numero di poli del sistema in catena chiusa. Meno
il numero di poli ancora del sistema in catena aperta, la parte reale positiva. Siamo d'accordo? Ora, invece che spostare questa curva della quantità 1 a destra e andare a vedere i circondamenti dell'origine, posso tranquillamente, è la stessa cosa, non spostare questa curva, quindi disegnare il luogo completo di Nyquist e andare a vedere i suoi circondamenti non dell'origine ma del punto meno 1, è la stessa cosa ovviamente, da cui criterio generale di Nyquist. Il numero di circondamenti del punto meno 1 del luogo completo di Nyquist uguaglia, o è uguale se volete in italiano la stessa zuppa, il numero di poli del sistema in catena chiusa meno il numero di poli del sistema in catena aperta, in catena diretta, ma se la reazione unitaria è catena aperta o catena diretta è la stessa cosa, a parte reale positiva. Questo è il criterio generale di Nyquist. Per decidere sulla asintotica stabilità, che si può enunciare nella seguente maniera, siccome, enunciamolo forse un pochino meglio, siccome il numero circondamenti in senso orario di meno 1 è uguale al numero uguale poli in catena chiusa meno poli in catena aperta, e siccome per la asintotica stabilità P in catena chiusa deve essere uguale il numero di poli in catena chiusa sottinteso a parte reale positiva appartenenti ovviamente al semipiano reale positivo deve essere uguale a 0, otteniamo che 0, otteniamo che deve essere P C con A uguale poli del sistema in catena aperta a parte reale positiva deve essere uguale a meno il numero di circondamenti in senso orario del punto meno 1. Se questo deve essere uguale a 0, meno PCA deve essere uguale a questo, quindi PCA uguale a meno numero di circondamenti in senso orario del punto meno 1, uguale anche. Se levo questo meno, cosa devo fare? Invertire il senso di rotazione, non parlare di numero di circondamenti in senso orario, ma numero di circondamenti in senso antiorario, uguale numero circondamenti in senso antiorario del punto meno 1. E questo sinteticamente è appunto il criterio generale di Nyquist, che possiamo rienunciare nella seguente maniera, ed è bene ricordarlo come lo dico ora. Affinché il sistema in catena chiusa sia asintoticamente stabile,
necessaria e sufficiente. Che è il luogo completo di Nyquist. Del sistema in catena diretta, sottinteso, ovviamente. Circondi il punto meno uno. In senso antiorario, ripeto, circondi il punto meno uno in senso antiorario un numero di volte pari al numero di poli, a parte reale positiva, del sistema in catena diretta. E questo è il criterio generale di Nyquist, va bene? Che si riduce se il sistema in catena diretta è asintoticamente stabile. Si riduce al cosiddetto criterio semplificato di Nyquist. Cosa dice il criterio semplificato di Nyquist? Criterio semplificato di Nyquist, prima di enunciarlo in maniera formale, si riferisce al caso in cui il sistema in catena diretta, quindi GDS, sia lui asintoticamente stabile. Quindi la GDS, sistema in catena diretta, non abbia poli a parte reale positiva. E allora, affinché il sistema in catena chiusa sia anche lui asintoticamente stabile, è necessario e sufficiente che questo numero di circondamenti del punto meno uno sia zero, sia nullo. Da cui il cosiddetto criterio semplificato di Nyquist, che recita: se il sistema in catena aperta è asintoticamente stabile, allora il sistema in catena chiusa è ancora asintoticamente stabile se il luogo completo di Nyquist, il sistema in catena aperta ovviamente, non circonda il punto meno uno. Ecco, questo è il cosiddetto criterio semplificato di Nyquist, che normalmente viene chiamato, va bene, almeno negli istituti tecnici superiori, va bene, viene chiamato semplicemente criterio di Nyquist, va bene, senza invocare invece il criterio generale di Nyquist, che si applica abbastanza poco, va bene, il criterio generale, perché? Perché in generale i sistemi fisici che vogliamo controllare sono per loro natura asintoticamente stabili, anzi più che asintoticamente stabili, sono normalmente a fase minima, va bene? Che significa, ricordo, che non solo sono asintoticamente stabili, ma anche gli zeri sono a parte reale negativa. Ecco,
E allora, se i sistemi fisici da controllare sono per loro natura asintoticamente stabili, è chiaro, va bene, che vale per loro il criterio semplificato di Nyquist. Anzi, va bene, se il sistema in catena aperta è asintoticamente stabile, può darsi che proprio la reazione possa renderlo instabile. Va bene. E facciamo qualche esempio banalissimo, ma facciamolo. Va bene, prima di chiudere. Sistema in catena aperta del primo ordine 1, o se volete K, su 1 più S tau. È possibile che chiudendo in reazione un sistema di questo tipo ottenere un sistema asintoticamente, ottenere un sistema instabile? Risposta: no. Perché disegniamo il criterio, disegniamo il luogo di Nyquist per, ad esempio, K uguale a 1, e quindi 1 diviso 1 più S tau, sistema del primo ordine. Il luogo di Nyquist parte da 1 in questo caso, quando K uguale a 1, mettiamoci, proprio cancelliamolo sto K e mettiamoci un 1. Quindi quando S uguale a 0 si parte da 1, quando iota omega va a più infinito si va a 0, con che fase? Meno pi greco mezzi, visto che c'è un polo soltanto, e quindi il luogo di Nyquist è questo qui. Mamma mia come l'ho disegnato male, disegniamolo un pochino meglio, perché se vi ricordate è una semicirconferenza. Questo è il luogo di Nyquist, il luogo completo di Nyquist sarà questo qui, un cerchio. E allora se lo chiudo in reazione, questo brutalmente, il punto meno 1, che è questo qui, non verrà mai circondato. Qualunque sia il K che ci metto qui, perché se ci metto un K maggiore di 1, che succede di questo luogo di Nyquist? Aumenta di K, e quindi ottengo una circonferenza che via via è omotetica a questa circonferenza ed è K volte più grande. Ma ho voglia io di ingrandirla questa circonferenza in maniera omotetica, quindi fare K grande finché si vuole. Va bene, il luogo completo di Nyquist non circonderà mai il punto meno 1, e quindi il sistema in catena chiusa sarà sempre asintoticamente stabile. Un sistema del primo ordine asintoticamente stabile, ovviamente, non sarà mai instabile in catena chiusa. C'è qualcuno che ha un'idea di come, non che sia l'obiettivo di un ingegnere, ci mancherebbe altro, ma com'è che può diventare instabile, diciamo, un sistema di questo tipo in catena chiusa, pur essendo certamente asintoticamente stabile in catena aperta? Cosa basta fare? Questo K, invece che positivo, lo prendo negativo. Meno 1, ad esempio. Attenzione che già con K meno 1 il luogo di Nyquist, che era questo completo, va bene, si rovescia, diventa negativo, diventa questo luogo. E se questo era descritto in questa maniera, va bene, questo è descritto ancora in questa maniera. Allora, se K è minore di 1, questa quantità è minore di meno 1,
e se K quindi è in valore assoluto minore di 1 pur essendo negativo, il sistema in catena chiusa non circonda il punto meno 1 e quindi il luogo di Nyquist non circonda il punto meno 1 e quindi il sistema in catena chiusa è ancora asintoticamente stabile. Ma se K diventa meno 2, quindi negativo, con valore assoluto però abbastanza grande, va bene, beh, il luogo di Nyquist completo è questo qui e circonda una volta in senso orario il punto meno 1. Sistema in catena chiusa diventa instabile ed è abbastanza ovvio, va bene, perché sto facendo soltanto degli esempi. Su un esempio di questo tipo è inutile andare a vedere il criterio di Nyquist, va bene, perché K diviso 1 più S tau, sistema in catena aperta, sistema in catena chiusa, che funzione di trasferimento c'ha? K diviso 1 più K più S tau, siamo d'accordo? Allora il polo è meno 1 più K su tau, questo è il polo, che è negativo fino a che K è maggiore di meno 1. Quando K diventa minore di meno 1, questo diventa positivo, ovviamente. Secondo esempio, sistema del secondo ordine, 1 su S quadro più 2 xi s più 1 più 2 xi s omega 0 più omega 0 quadro. Luogo di Nyquist, riscrivo a modino il denominatore, e anzi al numeratore ci metto addirittura un omega 0 quadro in maniera tale che il guadagno di Bode sia unitario. Luogo di Nyquist è di questo tipo: si parte da più 1 e si arriva a 0 con fase meno pi greco. Luogo completo, quello che abbiamo disegnato prima, è questo qui. Circonda O fino a che xi è positivo, ipotesi xi positivo, perché sennò il sistema in catena aperta non è asintoticamente stabile. Questo è il punto meno 1. Il luogo non circonda il punto meno 1, quindi anche il sistema in catena chiusa sarà asintoticamente stabile. Criterio semplificato di Nyquist, applicabile perché, per ipotesi, le radici di questo denominatore sono a parte reale negativa. Il sistema in catena aperta asintoticamente stabile. Se ci metto a moltiplicare un K positivo, potrà il sistema in catena chiusa diventare instabile? No, perché si gonfia finché si vuole, questo qui, ma questa curva gonfiata finché si vuole in maniera omotetica, va bene, non circonderà mai il punto meno 1. Quindi il sistema in catena chiusa sarà instabile. Anche in questo caso, cosa che non si vuole, ci mancherebbe altro. Per rendere instabile il sistema in catena chiusa, il K dovrà essere negativo. Oppure, se xi è negativo, allora avrò due poli, va bene, due poli del sistema in catena aperta a parte reale positiva. Siamo d'accordo? E il mio luogo di Nyquist per K negativo come sarà? Sarà questo qui. Siamo d'accordo? Il punto meno 1 ad esempio è qui. È possibile, aumentando semplicemente il valore assoluto di quel K, che il sistema in catena
aperta, che il sistema in catena chiusa diventi asintoticamente stabile? No. Perché? Perché il sistema in catena aperta ha due poli a parte reale positiva, quindi condizione, criterio generale di Nyquist, il luogo completo di Nyquist dovrà circondare due volte il punto meno uno in senso antiorario, criterio generale di Nyquist. Per un usuale sistema, quindi, va bene, deve essere almeno del terzo ordine affinché il sistema in catena chiusa possa diventare instabile. Esempio, un sistema del terzo ordine a fase minima avrà un diagramma di Nyquist di questo tipo. Si parte dall'asse reale e si arriva a zero, però con fase meno 3 mezzi pi greco, e quindi si arriva a zero in questa maniera. Il luogo completo sarà questo qui. E supponiamo pure che il punto meno 1 sia esterno a questo luogo. Sistema del terzo ordine, intendiamoci, quindi funzione di trasferimento 1 diviso S cubo più eccetera. Se il punto meno 1 è esterno, il sistema in catena chiusa ovviamente è asintoticamente stabile. Ma se ora moltiplico questo per un K e incremento il K, allora incrementa anche il luogo, va bene, fino a diventare ad esempio una cosa di questo tipo. E il suo simmetrico, il punto meno 1, quindi ora entra dentro quel luogo, anzi viene circondato due volte in senso orario. Il sistema in catena chiusa diventa instabile. Questo è un esempio, ad esempio, scusate la tautologia, di sistema in catena aperta che normalmente è asintoticamente stabile e, avendo sbagliato un progetto, ad esempio, rendo il sistema in catena chiusa instabile. Va bene. Attenzione, chiudiamo qui per oggi. Va bene, sì, a 10:34. Chi ha fatto l'istituto tecnico probabilmente ha sentito parlare di criterio di Barkhausen, probabilmente, o no? No, niente, allora non lo dico. Chiudiamo qui per oggi.